Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mage Tuning. In questo nuovo video andiamo a vedere come andare a rimuovere la basetta dove troviamo la pulsantiera degli alzacristalli, in questo caso o nel lato conducente anche i tastini per la regolazione degli specchietti e i due tastini dell'alzacristalli. Bene ragazzi, io direi intro e cominciamo subito. Prima di tutto dobbiamo smontare il pannello dello sportello. Se non sapete come si fa, link in alto a destra che vi riporta al tutorial. Pannello messo a terra, ci troviamo nel retro della pulsantiera e possiamo subito notare questi due pernetti metallici e un pernetto nero che si trova qui in mezzo. Ok, e quindi abbiamo la situazione analoga qui dietro e non ci si arriva. Questo è il pulsantino dell'alzacristalli che ha due gancetti, ma in questo video non ci interessa. Quindi, per smontarlo, ora vi faccio vedere come si fa. Una volta che abbiamo incastonato le tre linguette al di sotto della plastica, basta spingere. Ok, ecco fatto. Ok ragazzi, questo è vuoto. Qui ho la mia pulsantiera e niente, è tutta piena di super incollosa, cioè guardate come mi sto riducendo le mani semplicemente toccando questa cosa. Ok ragazzi, siamo arrivati nella seconda parte del video in cui ci troviamo la pulsantiera smontata. La prendo nel fazzoletto perché mi sono distrutto le mani. E come potete vedere è veramente incollosa. Ma anche lateralmente, cioè non è una cosa solo sopra, ma proprio su qualsiasi superficie. E come potete notare ho tolto il pulsantino. Questo qui. E anch'esso è leggermente appiccicoso dove stava inserito, però il tastino lui è a posto, ecco. L'ho rimosso in quanto voglio cercare di pulire al meglio la pulsantiera senza recare alcun danno al pulsantino, perché se mi gioco il pulsantino poi devo ricomprare la pulsantiera, ecco, se voi volete ve la potete rischiare. Ah, inoltre non mi va di distruggere la plastica grigia intorno alla pulsantiera, ecco, perché andrò a utilizzare l'alcol puro e teoricamente dovrebbe sverniciare la plastica e non mi va di rovinarla. Quindi per sicurezza io l'ho tolta, poi voi fate come volete, insomma. Vediamo un po' insieme com'è la situazione. Guardate già ora. Già ora il risultato è accettabile, soprattutto nella parte superiore è venuto ancora meglio. Ci stanno ancora residui di collante, soprattutto all'interno e su queste parti laterali. Quindi io direi che ci facciamo un'altra bagnatina di alcol, un'altra pulitina, e secondo me questa torna come nuova. Ok ragazzi, sono arrivato alla fine, più di così non potevo pulirla, ecco. Come potete vedere non è più presente, non sono più presenti tracce di colla. La parte più rognosa è stata questa qui in mezzo. Poi, già che c'ero, ho dato una pulita pure alle parti laterali, alla meno peggio, e per il resto qui dentro non l'ho passato, cioè non mi interessa. E io direi che il lavoro è venuto perfetto. L'unica cosa, potete vederla voi stessi, è banalmente nero opaco, come vi dicevo prima. L'unica cosa che adesso potremmo fare magari è dargli una carteggiata con carta, non so, 1000, 2000, 3000 ad acqua e poi passargli due mani di trasparente lucido e magari torna un po' a luccicare. Però dal momento che tutti i dettagli all'interno della mia macchina sono in nero opaco, anche il carbonio opaco, io alla fine o lo lasci così o ci metti sopra l'adesivo, quindi penso che
Nel prossimo video andremo ad applicare l'adesivo. Niente, non perdiamoci in chiacchiere. Rimetto il pulsante. Questo ha 4 pernetti, 4, come potete vedere, 1, 2, 3 e 4. Per rimuoverlo un po' una rottura di palle, cioè, ragazzi, veramente. Però, insomma, non vi faccio vedere nemmeno come, perché mi sono dovuto mettere con la lente proprio di ingrandimento lì con il cacciavitino. Ci ho messo, non lo so, 15 minuti per togliere sto cazzetto. E niente, allora lo rimettiamo. Ok, tutto in ordine. Questa si monterà in questo verso. Bella. Quindi, ragazzi, io vi saluto, lasciate un bel vi piace se il video vi è piaciuto, commentate e ovviamente iscrivetevi al mio canale, seguitemi su Instagram, MitchTuning. Per questo video è tutto, ciao a tutti, ragazzi.